Ciao amore, sono tornato. Scusa il ritardo, ma c'era un traffico. E poi è arrivato un cliente all'ultimo momento in ufficio. Vecchio stronzo del capo ufficio. Mi ha chiesto se mi potevo fermare un'altra mezz'ora. Sì, sì, una mezz'ora. Quello, se non mi inventavo una scusa, era ancora là. Ma non è finito, non è finito, no? Quando finalmente pensavo di essermi liberato, chi ti vado a incontrare per le scale? Chi ti incontro? Il professor Lo Cuoco. Raggi, tu l'hai conosciuto il professor Lo Cuoco? Quello, quando comincia a parlare, non la finisce più. Mamma mia, mi sembrava di essere allo sportello della mutua. A mamma con l'artrosi, o zio con l'ulcera, a sorella col diabete. Mamma mia, Francesco, a forza di sentirlo parlare di malattie, io cominciavo a percepire i sintomi. Questo, forse mi sono lasciato suggestionare. Francesco, lo giuro, mi sembrava di avere qualche linea di febbre. Ma finalmente sono arrivato. Casa, dolce casa. Poi Francesco, senti, mi ha telefonato Totuccio. Dice, se stasera andiamo a ballare che c'è sta la gara di liscio. E finalmente sei arrivato! E come mai tutto questo ritardo? Mamma mia, amore, che paura! Ma, amore, il mommo ha finito di spiegarti! Non ho sentito! Ho capito. Stava a sentire. È arrivato un cliente all'ultimo momento in ufficio. Poi per le scale ho incontrato il professor Lo Cuoco, quello che parla. Parla, e ho fatto tanti. E poi? Poi niente, ma non vedi, sto qua. E Margherita come sta? Uè, Margherita? Margherita? Margherita, quella zoccola che hai incontrato questa sera. No, scusa, amore, non ho capito. Schifosa e farabutto. Ma che stai dicendo? Ma che cosa? Questo l'ho trovato nel taschino della tua giacca. Tieni, leggi. Ma che cosa? Ma poi, non sta tutta fermo. Allora, ma che sta scritto? Piazza, ore 19:30, Piazza Indipendenza, passare a prendere a Margherita. Margherita. Mannaggia miseria, io. Lo sapevo che mi dimenticavo di passare. Ah, ma allora è vero. E hai pure il coraggio di dirmelo in faccia. No, scusa, forse c'è un equivoco, eh? No. Qui non c'è nessun equivoco, è tutto chiaro, schifoso e farabutto. Amo, se mi dai il tempo ti posso spiegare. Allora, tutto è vero. Ecco. Io alle 19:30 dovevo passare da Piazza Indipendenza a prendere... A Margherita. Margherita, la torta Margherita. Quella che avevo prenotato per te. Sei contento, no? E secondo te dovrei crederti. Francesco, tu puoi credere a quello che vuoi, ma questa è la verità. Stamattina quando sono uscito ho cambiato la giacca e il biglietto mi è rimasto dentro al taschino. Ma va, Francesco, ma ti pare il caso di fare tutte queste scene con un po' di ritardo? E ti ho chiesto scusa, no? E poi non mi pare proprio il caso di fare una tragedia, una sceneggiata napoletana per una torta. E poi, tutte queste male parole che mi dice... A gente tuo palazzo che sente, ma che può pensare? Già. E tu ti preoccupi della gente tuo palazzo. E con la scusa da gente tuo palazzo, io mi devo stare zitta. Devo fare finta di niente. Sì. No, bello mio. Lo devono sapere tutti che razza di uomo mi sono sposata. Tutti! Scusa, amore, non ho capito. No, tu fai finta di non capire. Ma sai benissimo che c'è dell'altro. Solo che, come sempre, fai lo scemo per non andare in guerra. Scemo? Ah, uè, Francesco, ma si può sapere che ho fatto? Che hai fatto? Che hai fatto? Sì, che ho fatto!
Amore, il mamma sto tornando a casa dall'ufficio, se fosse state. Ah, non ti ricordi? No. E allora te lo faccio ricordare io. Dove andiamo noi sabato sera? Mamma mia, è che non lo sai dove andiamo il sabato sera. Rispondi. Beh, il sabato sera noi andiamo all'Harmony Dance con Totuccio e Marina. Là ci sta la musica, ci sta l'orchestra, ci divertiamo, Raggi. L'ultima volta abbiamo vinto pure la medaglia come i migliori ballerini di salsa. Già, la musica, l'orchestra, ci divertiamo, è bene! Amore! E che mi dici di quella bionda che hai guardato per tutta la sera? Ah, bionda! Sì, tu! E non fingere! La bionda! Quella zoccola con la minigonna scellare e mezzo culo da fuori! Tu! Te la sei guardata con desiderio per tutta la sera! Sopra e sopra! Amore! Io non ho vista nessuna bionda con la minigonna scellare! Ah no! Porco! Fai finta di non capire! Fai finta di non ricordare! La zoccola bionda, quella con le calze a rete e i tacchi a spillo, tu te la sei guardata con desiderio per tutta la sera. Mago, sabato scorso? No, 3 mesi fa. 3 mesi fa? Oh, mamma mia, e tu mo mi fai la scenata di gelosia? Stasera stessa. A parte il fatto che figuriamoci se io poi mi ricordo di una bionda di 3 mesi fa. Sì? I manco mi ricordo che cazzarola maggio mangiato oggi per pranzo. Ah, non ti ricordo? Non mi ricordo. E allora te lo faccio ricordare io. A pranzo ti sei mangiato pasta e fagioli. Due piatti tanti. Hai detto che neanche tua madre li fa così buoni. Poi tu sei un bugiardo, perché tu mangiavi e intanto pensavi alle cosce di quella bionda. Schifoso! Io vero non mi ricordo, ma chi era, com'era? Ah, fino a questo punto arrivi, fai queste finte, vigliacco. Ah, chi era, com'era? Su. Tu niente di meno a quella stronzo con la minigonna con le calze a rete. Ci hai fatto la radiografia. L'hai spogliata con gli occhi. Tutta la sera. L'hai fatta radiografia. Ehi. L'ho spogliata con gli occhi. Ehi. Ne Francesco, tu mi devi spiegare una cosa. Ma se mi sono guardato questa bionda 3 mesi fa, si può sapere perché sta scenata e gelosia non me l'hai fatta allora? Ti sarebbe piaciuta. No, però. Già. E io poi facevo la figura davanti a lei. A così che la zoccola si faceva tanta. E io facevo una figura di merda davanti alla gente. Va bene, stiamo a gente annanza. Ma allora perché la scenata di coglio non me l'hai fatta quando siamo tornati a casa la sera stessa? Perché era sabato sera. E io poi, per farti la scenata, mi perdevo la famosa prestazione coniugale del sabato sera. Che cosa? La famosa prestazione coniugale del sabato sera. Salvato, quello che è? Perché tu adempi solo a sabato. Ma naturalmente se gli va genio, no, se gli affari sono andati bene. Solo dopo che ti sei mangiato una panina, ti sei bevuto un bicchiere vino, ti sei fumato una bella sigaretta. Faccio mettere in forza. No? E ti sei preso l'aiutino! Uè, l'aiutino, ma che? Uè, non fingere di non sapere a pastiglie via! Uè, Francesco! Ma non ti permetto, sai? Ma stiamo scherzando! Io sono un uomo a tutti gli effetti. Solo che sto un po' stressato del lavoro, no? E il medico me l'ha vivamente consigliata, d'altra parte poi tengo pure un po' di pressione bassa, un po' di artrosi cervicale, il colesterolo. È una pistola anale! Stanta sì! Mamma mia! Oh! Ma che vuoi far sapere? Fatto uno staggetto dopo palazzo! Oh, e va bene, va bene! Oh.
Tengo una piccolissima fistula che Dio solo sa fava dei stella, onde per cui mi devo muovere con una certa cautela. Ah, una volta alla settimana? Una volta alla settimana. E questa cautela non la potresti magari adoperare un giorno sì e una no? Ma tu non puoi, Devi pensare alla tua bionda, quella con la minigonna. Ancora questa bionda, e basta. Che guaio passato? La bionda. E va bene, la bionda. Era sabato sera, per cui... Ma allora perché la scenata non me l'hai fatta? Il giorno dopo, due giorni dopo, a settimana presto, francese! Lo vuoi sapere? Lo voglio sapere. E io te lo dico. Stiamo a sentire. Perché noi donne abbiamo delle pause di meditazione, dei tempi di maturazione, delle isole di riflessione. Noi non siamo come a voi uomini che siete dei conigli in tutto. E non mi fare parte. No, Francesco, non te ne puoi uscire così. Parlamo. Sentiamo. Ti manca qualche cosa? La casa e mi pare che te l'ho comprata. In villeggia tutti ci porto tutti gli anni. Il tuo momento di sesso sfrenato, non te lo faccio mai mancare. Il sabato sera. Il sabato sera, sì. Perché durante la settimana, anche volendo, anche potendo, ci stanno sempre un sacco di preoccupazioni. La bolletta, la ratomuta. E Francesco, tu lo sai che quella cosa là. Che so? Quella cosa là non vuole pensare. E già che ci siamo, vabbè, diciamola tutta la verità. Sì, tu che mi fai passare la voglia! Io ti faccio passare la voglia! Sì. E no, Salvatore, e mo ti spieghi, mo ti devi spiegare. Lo vuoi sapere? Sì. E io te lo dico, siete frase che è lunga. O filosofo. Mosciottina, no? Sì. Frase, ascoltami bene. Noi siamo sposati da 5 anni. Lo so. Ecco. Io mi ricordo che quando ti ho conosciuta tutti mi parlavano di te come se fossi un miracolo. E si vede che avevano ragione. Sì, però un miracolo al contrario. Come sarebbe a te? Vengo, mi spiego. Francesco, io mi ricordo che appena sposati tu mi aspettavi tutte le sere affacciata al balcone con ma Giulietta. Gli inquilini del palazzo mi invidiavano tutti quanti. Adesso, quando torno a casa la sera, stanco, distrutto, dopo una giornata di fatica, magari pure incazzato con quello stronzo del capo ufficio, non faccio in tempo a mettere il piede in casa che tu accominci. A te, mettete i pattini che m'ho passato la cera. E non fumare che i vestiti puzzano. E non bere, non mangiare, non fare questo e non fare quell'altro. Sì. Già che ci siamo, così ti lamenti una volta sola. Sì, la mia bellezza sarà. Guarda che stasera si mangia giapponese. È una cosa veloce. Non rimani. È una bella insalatina di sedano, leggera. E sto a dieta. Dov'è? Sei recidiva? Maronna mia. Ma tu sai che mi sta a cucina giapponese, non mi piace. Ma tu niente. Tu devi fare la dieta e appresso a te la devono fare tutti quanti. Un poco di dieta non ha mai fatto male a nessuno. E poi la cucina giapponese è buona e leggera. Francesco, sarà pure buona e leggera, ma a me sto pulpo bollito con il riso non mi piace. Perciò, se tu mi volessi fare la benemerenza, la creanza o piacere di prepararmi un piatto di bucatini o una bella parmigiana, tuo marito gradirebbe. Tuo marito? Già,
I bucatini come quelli che ti preparava mamma. Sì, i bucatini che preparava mamma. Franci, ma dov'è finita quella giovane, bella donna, dolce e desiderabile, dentro a quell'abito bianco che mi sorrideva con una Madonna mentre ci avviavamo all'altare? Dov'è finita? Dov'è finita? Dov'è finita? Avanti, sentiamo. Dov'è finita? E te lo dico io, dov'è finita? Dopo aver pronunciato la parolina magica, sì, diabolicamente ti sei trasformato. Sei diventato una voi. E la trasformazione è avvenuta il giorno stesso all'uscita dalla chiesa. Uè, a te, non farla antipatico con i parenti miei. E al banchetto non mangiare come un porco. Ah, una cosa. I soldi, che busti, busti i soldi, vedi che li tengo io, sennò tu li perdi. E mi fermo qua perché potrei continuare. Eh no, e invece avanti, avanti, continua. Devo continuare? Sì. Ah, faccia tu, fragge. Fragge. Ma tu ti ricordi invece come ti facevi trovare il venerdì sera quando tornava a casa dal lavoro? E come mi faceva trovare? Avanti, sentiamo, come mi faceva trovare? Franci, tu il venerdì sera mi facevi trovare con l'abito nero lungo, con una sera di Capodanno tutta brillantinata, truccata, pettinata, coi tacchi a spillo. Mi preparavi certe cenette, mettevi perfino le candele rosse in mezzo al tavolo, per non parlare della biancheria intima. La biancheria intima? Sì, Franci, la biancheria intima. Una volta con la culotte, una volta con la giarrettiera russa, una volta con la brasiliana. Adesso, quando torno a casa la sera stanco e distrutto venerdì, come ti trovo? E come mi trovi? Se mi va bene, noi capo chiavacate e bigotini a crema in faccia. Per non parlare poi di quando ti prepari per andare a dormire, che io dico scusate, ma la gente normale, quando va a dormire si spoglie, no? No, tu puoi andare a dormire ti vesti. Quanto sei spirito. Ah sì? E poi ci sono le caldane, le emicranie, i dolori mestruali, i flussi, i riflussi, e chi più ne ha più ne metto. Uè, ma hai finito? Hai sfogato, ho finito che vuoi? Ha parlato Richard Gere. Prendi a te. A te, c'è lo storo. Uè, Salvatore, ma tu ogni tanto ti guardi allo specchio? Sì, 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 ogni tanto ti guardi, sì, sì, sì. Ah, sì? E allora si vede che non ti sei guardato bene. Sì. Certi giorni tiene la barba lunga come sembra King Kong e i capelli come caparezza. Cammini come un fantasma. Ti siedi, ti alzi, oh, sbadigli. Poi ti bevi un sorso di caffè, sbadigli di nuovo, poi vai in bagno, ci stai per un'ora, poi ti butti sul letto. E dormi fino a mezzogiorno, Salvatore. È domenico, no? Io sono arrivata alla conclusione che il matrimonio per le donne è una croce. O dicessi. Tu ti domandi dove è finita quella bella donna che si faceva trovare col vestito da sera il venerdì sera. E io invece mi domando... Dov'è finito quel bel ragazzo bruno sopra la vespa bianca che mi veniva a prendere tutte le sere? Quello che, quando ci siamo incontrati per la prima volta, mi disse: signorina, sono andata su una stella a portare tutti i miei sogni, ma se mi dite il vostro nome, mi risparmiate il viaggio. Oh, io la prima volta ti ho detto così. Proprio così. Ah, beh, allora si vede che ero ispirato. Ispirato. Il poeta è ispirato. Vabbè. E continua pure con quest'ironia. Comunque,
se tu dici che il matrimonio è una croce, beh, io ti posso assicurare che quella croce è affollatissima, perché ci stanno appisi tutti i due maretti. La verità, Francesca, è che tu, dopo il matrimonio, hai mostrato la tua vera faccia, la tua vera natura. Quella di una donna possessiva e gelosa. Io possessiva e gelosa? Ma quando mai? Sì, 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 il fatto è che tu non lo vuoi ammettere, ma tu, ovunque guardi, vedi amanti, tradimenti, complotti. Che tu fai, Dallas? E mi fai facerti brutti figura, come la settimana scorsa al supermercato che te la sei presa con la cassiera, perché a sentire a te che le mi faceva l'occhiolino, quella che la poverella teneva un tic nervoso. Si vede che quella volta mi sono sbagliata, capita? Capita, sei sbagliata, certo. E allora immagino che tu ti sia sbagliata pure con la signorina della Telecom, quella che ha chiamato il mese scorso, ti ricordi? Ah, e che c'entra? Quella mi stava antipatica, voleva sapere i fatti tuoi. Antipatica? Maronna, quella stava facendo un sondaggio e tu l'hai mandata a chi in un paese? E comunque mi stava antipatica. Lo è? Ancora cascio. Ma sai, io sono però. Lo vedi? Ma stai a sentire o no? Ehi, sei geloso. Non hai capito? Non hai capito? Che nella mia vita non ci sono altre donne, ci sei solamente tu. No, vero? E io ti dovrei credere. Ange, tu ci devi credere. Io questa sera sono tornata a casa con le più buone intenzioni. Ti volevo portare fuori a cena, in quel ristorantino che ti piace tanto, quello con la terrazza affacciata sul mare, dove fanno la pizza più buona di Napoli. Da Gennaro e Luis. Da Gennaro e Luis, sì. Ho prenotato un tavolo, lo stesso dove abbiamo cenato la prima sera che siamo usciti assieme, ti ricordi? Avevamo mangiato spaghetti con le vongole, che modestamente, come li fa la signora Luisa a Napoli, non li fa nessuno. E non è finita. Tornando, mi sono fermato dal fiorista lì all'angolo. E ti ho portato questo. E poi non dire che Salvatore tuo non ti pensi. E io sapevo, schifoso! Oh, che passa? Sì, schifoso e farabutto! Ma che sta? Che passa? Pensavi di comprarmi con una cena? Con una rosa? Io ti odio e mi fai schifo! Mamma mia! Ma che ho fatto? Che ho fatto? Ho per caso guardato un'altra bionda con il culo da fuori? Peggio! Parla! Sabato sera, quando siamo andati a ballare... Però sabato scorso, va bene. Sì. Hai buttato la rosa mia a quella signora che stava in prima fila. Io ho buttato la rosa tua alla signora in prima fila, ma quando? Dopo che abbiamo ballato il tango. Amo, ma che ne so? Io la rosa l'ho lanciata. Nel buio della sala, ballando, e dove andava andare, no? Ballando. Dove andava andare? E guarda caso dove è andata a finire? Dove è andata a finire? Precisa su quella femmina. Certo. Guarda che io ti ho visto. Prima ti sei guardato tutte le femmine della sala. Sopra e sotto. Sopra e sotto. E non farlo spiritoso che perdo il filo. A filofilare la lingua. Dunque, dopo la guardata panoramica a mandrillo parabolico, hai fatto la tua scena. E hai buttato la rosa mia alla più appariscente. La più appariscente? Anzi, ma tu stai scherzando. E va bene, lo ammetto. La rosa l'ho lanciata. Ma sta tu, sta come un naso corto. Dicevo, la rosa l'ho lanciata.
Ma non è colpa mia se la signora che l'ha raccolta è una bellissima donna. Una bellissima donna? Sì, Francia, una bellissima donna. Una bellissima donna? Quella là era tutta apparenza. Solo apparenza, come un quadro in lontananza. Certo. Toglici la permanente, il seno rifatto quinta misura, le cosce da gazzelle, la pelle liscia, che cosa rimane? Tu. Spiritosa. Spiritosa. Spiritosa e cafone. E poi, a signora. Sarà pure fresca e parrucchiera, ma tenevi un vestito che ha comprato al mercato dai banchetti di cinese. Mamma mia, Francia, io, vedi, quando tu sei accecata dalla gelosia, non capisci più niente. Già, e io poi ero gelosa che l'ha là. Ah, sì, eri gelosa che l'ha là, che l'ha là. E vorrei vedere io se mi comportassi come ti comporti tu e ti facessi tutte le scenate di gelosia come fai tu. E perché mi dovresti fare le scenate di gelosia? Avanti, sentiamo. Ti ho forse dato qualche motivo? Sì. Se proprio lo vuoi sapere, sì, qualche motivo me l'hai dato. No, vero? E quale sarebbe questo motivo? Lo vuoi sapere? Sì. E io te lo dico. Franci, tu mi devi spiegare una cosa. Perché sabato sera, appunto, quel fatidico sabato sera, quando siamo andati alla scuola di ballo, ti sei messa il collante col perizoma piccolo, piccolo nero? Embe? Tu forse non ti sei accorta, ma quando facevi le girate con la gonna per aria, il ballerino della coppia a fianco, più lungo lungo, e ti dà sbattere con la faccia direttamente. Per non parlare poi di quel signore di una certa età seduto in prima fila, quello, a furia di guardarti, teneva il lento appannato principio di infarto. Ha già fatto una strage. Una strage. Salvatore, se proprio lo vuoi sapere, io il perizoma piccolo nero sotto non lo tenevo proprio. Mamma mia. Ma allora tutte che la gente che ha vista. Ego poche fischiette. Ma fischiette, ma! Già, e tu saresti quello che non è geloso? Già, io poi per fare il piacere a te mi metto burca. Scema. E poi io non ti capisco. D'estate mi porta dentro al campo nudista e non dice niente. E qua invece fai l'otello per una poca fischiezza nudlucca. Che sei ignorante. Ci azzetti il campo dei nudisti. No, siamo tutti no global. Tutti immersi nell'Eden della purezza, tutti imbevuti di soave animalismo, tutti soavi animalucci. A parte il fatto che due soavi animalucci hanno cercato di farmi il servizio completo e senza complimenti, tu mi devi spiegare perché qua sei geloso e la no. Ma come fai a non capire? La gelosia maschile non nasce dall'interesse degli altri maschi verso la propria donna. Ah no? No, bensì dal comportamento sconsiderato e lascivo della propria donna che mira la provocazione degli altri maschi, capito? Manca una parola. È perché sei cretina. Che si cretina, che la mia madre me lo diceva sempre. Salvato, non ha da retta a quella che è tutta cretina. Ah sì? Sì. Tua madre così diceva? Così diceva mia madre. Io la domenica a casa mia non la voglio vedere più. Né a lei e né a quella gatta morta di tua sorella. Mamma mia, Frage, lasciamo stare quelle due sante donne di mia madre e di mia sorella e non divagare. Dunque. Stiamo a sentire. Tornando all'argomento gelosia. Uè, tu perché sabato sera ti sei messo il collante senza un perizoma? Per stare più comoda. Il perizoma o la mutanda, quando ballo, mi senga. Sì, però questo, i maschi presenti in sala non lo sanno. Onde per cui loro pensano che ti sei messa in quel modo soltanto per provocare. Con
così loro si sentono in diritto di fare i mandrigli a faccia mia. La verità è che tu non vuoi ammettere di essere i soliti ipocriti. Già, ma son dico che sono ipocrita. Sì, tu guardi il pelo. Già, ma son dico che guardi il pelo. Zitto, zitto. Dici. No, pure tu. Tu guardi il pelo nell'occhio dell'altro e nel tuo non vedi il trame. La, l'altra. Il, la, lo, è lo stesso. Non è lo stesso. E non ti va a fare. Io non ho messo il perizoma. Per stare più comoda, per stare sciolto, no? Allora pure io, la prossima volta, per stare più comodo, per stare più sciolto, anche senza un cazzone. E viene senza un cazzone, a così fa ridere tutto locale. Salvato. La bella donna così è gradevole. L'uomo spugliato è orocco si freddo che fa do stomaco. Sì, a me non me ne importa proprio. La prossima volta che usciamo ti perquisisco da cima a fondo. Ti voglio trovare con la potanda a scellarmi ma fandozzi. Ma ti piace la mutanda a scellarmi? Francesco, te ne hai, non mi piace niente, ma ci sfastriate e non voglio più parlare. Eppure io mi sono scocciata. A te, ti lascio con voi. Senti, di pure a Tatuccia Marina che questa sera a ballare non ci vengo. Tengo da fare. Ma così è? Sì. Allora faccio un'altra cosa meglio ancora. Sì. Disdico la prenotazione al ristorante. Mangiamo a casa, così sparagniamo. Mangiamo e non rimacchi. Ma tu mangi tu e non rimacchi. E poco meno forte a me, tanto stasera c'è la partita del Napoli. Ah no, bello mio. Questa sera la partita te la puoi scordare. Perché? Perché ci sta la puntata di Capri. E non me la voglio perdere. Capri. Ma come non porta a me i campi? Grazie, ci sono i campi da trovare!